Franco Califano vive solo in compagnia di Tac, Pepe e Cherubino. E anche Spillo, che è il mio merlo indiano, che è un po'... crescendo è diventato un pochino volgarotto, dice alcune parolacce che non mi stanno troppo bene. E poi ci sono mille donne, questa è la mia famiglia, e qualche amico vero. Mille donne, ma perché la chiamano Califfo lei? Ma mi chiamano Califfo appunto per questo mio harem. Le donne sono state una componente importante nella sua vita. Scherzi a parte, le donne sono importantissime, soprattutto perché sono le mie ispiratrici. Ha avuto una moglie lei? Io ho avuto una moglie a 19 anni, 19 anni e mezzo mi sono diviso e a 24 mi sono divorziato. Lei nella vita ha sempre pagato di persona. Da piccolo, di persona. Da piccolo è stato in collegio, poi è scappato. Sì, tutto vero. Tutto vero perché sono scappato, perché in collegio quando c'ero io non si stava niente affatto bene. Poi ha vissuto nelle automobili, dormendo nelle automobili. Ho dormito nelle automobili per un anno. Poi dormiva, cioè si faceva prestare dei letti. Mi facevo prestare dei letti e dovevo pagare lo scotto, che era un atto, insomma. Poi ha cominciato, poi è stato anche male, ha pagato anche di persona fisicamente. Sì, ho avuto una meningite da virus all'età di 29 anni e stavo... Una volta lei ha scritto che si era fidanzato con la morte, aveva flirtato con la morte, è vero? Sì, io l'ho vista in faccia due o tre volte di brutto. Poi ha flirtato con la droga. Ho avuto le mie esperienze anche con la droga. Poi ha flirtato col successo. Successo è un amore, non è più un flirt, ma è diventato un amore. Perché ha cominciato a cantarsi le sue canzoni? Perché gli altri cantanti mi annoiavano. Cosa si prova quando ci si trova in una cella? Si prova molta amarezza e moltissima rabbia. Ma è un'esperienza importante? È un'esperienza terrificante, ma che sicuramente ti può risultare l'esperienza più positiva in futuro. Quando è uscito cosa ha provato? Cosa ha provato? Ho provato un grande senso di liberazione. E il pubblico? Il pubblico mi si è avvicinato perché ha capito che non ero colpevole. È superstizioso? Io sono superstizioso, il giusto. Non ho superato il 13, il 17, il gatto nero. Credo però nella negatività di certe persone. È cattolico? Abbastanza. È romantico? Molto. È sincero? Il giusto.